Bene, buongiorno, buongiorno Panat, buongiorno. Siamo in onda? Sì, ci sono gli operatori, sì, i microfonisti, le cose. No, perché mi sono, come vedete, è una specie di cappio questo. Non si capisce il filo da dove arriva, sembra ma un fa... catetere. Sembra un catetere, la ringrazio. Questo contribuisce a migliorare il mio umore e il mio stato psicofisico. Bene. Vabbè, allora vogliamo andare subito. Qual era il servizio? Pagina 20? Perché facciamo così oggi. Era scatta l'operazione Kate. Voi sapete di che cosa si tratta, Kate. Immagino. Kate, la famosa. Ah, il matrimonio. No, la famosa modella Kate Moss. Che aveva avuto quale problema? Kate Beh, Moss? Parecchi. Alcuni. Alcuni. Ha avuto. Pippava la cocaina. Pippava la cocaina. Però. Invece di mandarla al gabbio. Sì. Ha avuto più successo, contratti però. In più dopo. Però lei è il delitto paga. Con sì. Betty Pino, eh? 10! Sì. Oggi vi avverto, anzi no, l'avverto, no. Perché lei è il conduttore, logicamente... No, guardi, io sono, diventato... come vede, sì. dal cavo, non ti posso spostare, sono sì. legato oggi a... Oggi vado in regia sì. e meno, proprio meno, sì. lo abboffo di mazzate Chi? A Santoro. Morirete perché? Per questo. Lo vede? Lo vede. Vogliamo vedere il servizio che amate la principessa... Dove sta Vincenzo? C'è Vincenzo? O è un sostituto? No. O il sostituto del sostituto di Vincenzo. Qua ormai siamo al... Come ha detto Frassica, che Johnny Depp, quando ha girato il film The Tourist, aveva la controfigura, che però adesso è molto ricco, perché facendo la controfigura di Johnny Depp, visto quello che guadagna Johnny Depp e i film che fa Johnny Depp, anche la controfigura di Johnny Depp è diventata molto ricca e non vuole più rischiare. Quindi c'è la controfigura della controfigura di Johnny Depp. Come sì. Garbore aveva il presentatore del presentatore. Quando? Credo fosse Telepatia International. Dove? Vincenzo. Con chi? Se scorre. Signori, se scorre. Ecco, amate la principessa Kate, scatta l'operazione Kate. Foto e comparsate per migliorare l'immagine in vista delle nozze. Ma secondo noi l'immagine di Kate... Ah, tra l'altro c'è qualcosa anche su... Se scorre. Se scorre. Ah, sì, signori, se scorre. Se scorre. Non lo so, vediamo. Qua ci abbiamo... Ah, eccola qui, anche su nozze pop, anche il postino... Va al sì di William.
c'è la foto di William e la foto di Kate. Quindi adesso quest'anno, 2011, verranno celebrate queste nozze che avvengono in sostanza a 30 anni di distanza da quelle di Carlo e Diana. Sono giornalisti che commentarono quelle e commenteranno queste. Chissà il capo indiano cosa ne pensa del fatto che adesso si sposano e fanno anche le tazzine. Non lo sappiamo perché vediamo il servizio. Lei mi boicotta? Sì. Lei mi boicotta? Io la boicotto. Vogliamo andare, che sono 8 minuti che stiamo... Non solo Londra, ma anche tutta la Gran Bretagna è in attesa del grande giorno. I futuri sposi William e Kate impazzano ovunque su gadget e souvenir. Tazza con foto della coppia reale? 5 sterline. Sottobicchieri? 2 sterline e 49. È solo l'inizio di un merchandising di più di 25 milioni di sterline su quello che sarà il matrimonio del secolo. 30 anni dopo, riuscirà ad eguagliare le nozze di Carlo e Diana? 1900 circa gli invitati alla cerimonia contro i più di 3000 delle nozze di Carlo. La novità? Una piccola apertura anche ai sudditi. 100 nomi di cittadini britannici saranno sorteggiati per ricevere l'invito esclusivo. La Casa Reale Britannica sulla sua pagina Facebook ha annunciato ufficialmente il corteo di nozze. 4 damigelle d'onore e 2 faggetti. 2 testimoni di nozze, il fratello Harry per lui, la sorella Pippa per lei. William sposerà così la sua Kate dopo 7 anni di fidanzamento turbolento. In attesa del grande giorno, l'anello con zaffiro blu da 12 carati circondato da 18 carati di diamanti appartenuto a Lady Di brilla al dito della promessa sposa del figlio. Avrei voluto incontrare Lady Diana, ha dichiarato Kate in un'intervista alla BBC. E proprio alla suocera scomparsa, la futura sposa si sta ispirando per imparare lo stile e il mestiere di una principessa. Un difficile confronto con il mito più amato d'Inghilterra. Intanto a Londra si sprecano già paragoni, confronti e anche discussioni. Catherine Elizabeth Middleton nasce, a differenza della nobile Diana Spencer, da una coppia di imprenditori borghesi privi di sangue blu, con tanto di nonni minatori. 29 anni, moderna e indipendente, Kate si è adattata con fatica alle responsabilità di William e ha imparato alla perfezione il bon ton di corte. Sempre alla moda, una passione per castigate minigonne, come Diana sceglie vistosi cappellini, non rinuncia alla passione per lo sport e come Diana è amatissima dal pubblico britannico per essere una persona molto genuina. Kate è una boccata d'aria fresca nella noiosa famiglia reale e da lei si aspettano ancora tante sorprese per questo matrimonio, dal vestito alle fedi, alle scelte finali. I giorni passano e il 29 aprile 2011, il Wedding Day, si avvicina. Buongiorno dalla Bretagna, dalla Fragna. Ha ragione, non avevamo salutato Cecinelli, siamo stati dei cafoni, non abbiamo detto che quella che abbiamo visto all'inizio era la videosigla fatta da Silvia Mattioli per l'ultima puntata di Niente di Personale, brano di Michele Salvemini all'anagrafe, detto Caparezza, Goodbye Malinconia, cantante, il frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley. Vi vedo rapiti da questa mia... No, è interessante. 10, no. Sì. 10! Sì, no, però valeva la pena. Cosa vuole dire? Non ho neanche iniziato. Volevo dire che poi è venuto Fonzi a risolvere il problema del catetere, del microfono, che era... Adesso è una... Ma Fonzi cos'è? Un'infermiera? No, Fonzi è un ragazzo di un... Fonzi, un famoso serial. Ma che ho detto? L'abbiamo visto Fonzi prima. Un serial killer. Non c'è più rispetto, io lo dico. No, ma non c'è più niente, c'è più, è una roba senza senso. Bene, vogliamo vedere il contributo B829 per mantenere questo tasso di ilarità? Prego, guardate, adesso provate a ridere, provate a ridere. Cos'è? No, provate a ridere. Chi l'ha scelto? Tu alla festa andrai vestito da troschista, che va molto di moda, non ci credi? Eccolo! Mica c***a te le dovuti! Presentati vestito da troschista, ci fai una porca figura! Ti porti pure il libro e se ti interrogano rispondi su tutto! Vai con la musica! Troschista che balla lo shake! E abbassa sta c***a di musica che dobbiamo parlare! Chi sei tu? Sono la madamina veneziana e tu cosa sei? Io sono il moschettiero
Aramis, e tu cosa sei? Io? Me lo chiedi pure? Sono il trotskista! Non lo vedi? Non ci credi? Chi sei? Come chi sono? Sono vestito da trotskista! E se non ci credi, qui c'è il libro! Vuoi rimorchiare quest'anno a carnevale? Bene, travestiti da trotskista, fulmi abbatte, te le doruti. Se non te le diciamo noi queste cose, chi? Anche il Bump puoi fare. Sto vedendo una trasmissione disgustosa. C'ha ragione. Ma non abbiamo manco finito, cioè siamo solo all'inizio, adesso... La domanda è, e quindi a questo punto come se ne esce? Facendo vedere cosa dice Riccardo Scamarcio dal settimanale Chi, che ha estrapolato una sua dichiarazione nella rubrica Opinione di Paolo Martini, Riccardo Scamarcio che dice «Ultimamente sono un po' trotskista, vede? Ma mi sta passando», dice lui. La verità è che per cominciare a capire cosa succede bisognerebbe dire come stanno le cose, cioè che il sistema capitalistico sta distruggendo la politica, i politici sono al servizio della finanza. Mi faccia fare una considerazione. Sì? Noi parliamo tanto di Berlusconi fissato con le donne. Ma ha preso, scusi, ha preso i farmaci di Abate? Chi c'è alla Jingle Machine? Santoro. Ma arriva con 12 secondi di ritardo. Io l'ho visto. Prego, fumare qualcosa. Lei sta ancora prendendo le medicine. Sempre, sì. No, volevo dire, noi parliamo sempre di Berlusconi fissato con le donne, ma sì. Anche Trotsky era fissato con le donne. E, oltre a fornicare con la pittrice Frida Kahlo, nonostante rischiasse di essere ucciso dagli sicari di Stalin, si inventava di dover fare delle prove di fuga per andare a fornicare con una vicina di villa, questo a Città del Messico. Il suo biografo 1939-40 lo demolisce. Come? Dice di fronte alla... Come? Come lo demolisce? Dice di fronte alla Pattonza non capiva più niente. Ma chi lo dice questo? Basta, dai, veramente. Cerco di fare sfoggio di cultura. Lei è sfoggia di cultura dicendo che il critico di Trotsky a Trotsky piaceva la Pattonza. Lei le sembra un giudizio. Ma lo dice il suo così, segretario. Lo scrive così. C'è un libro, sì, raccontato dal suo segretario che finirà a allora, fare il matematico. A conforto di quanto detto, recuperiamo per più avanti, oggi però. No, lo dico perché più avanti, non domani, perché voi subito messicani, ha detto più avanti, quindi domani, il mese, no, più avanti oggi, Carla Bruni da Fiorello che parla appunto del supermercato con riferimento a Fulvio Abbate. Grazie Erminia. Erminia, con passo vellutato di danza, come Margo Fontana. La Portman nel film Cigno Nero, ha presente? Sì, perfetto, grazie. Ma ieri, vedendo questo pregevole manufatto che Abbate si è fatto con la sua telecamerina a casa, abbiamo visto come balla, non so perché, a noi immediatamente, per associazione di idee, davanti al ballo di Abbate, ci è tornato in mente un famoso film che si chiama In e Out. Anzi, per le prossime puntate, con calma, dobbiamo fare un montaggio in cui si vedono i due protagonisti come ballano affiancati. Vogliamo vedere? Grazie. Siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile. Quale? Ballare. Sì. I veri maschi non ballano. Oh, ma dai! In nessuna circostanza. Questo sarà il test finale. Evita ad ogni costo il ritmo, la grazia e il piacere. Fa quello che ti pare, ma non ballare. Non ballo. Lo senti? Sì. Lo senti il demone? Balla, sussurra il demone. Tutti gli altri ballano. Si danno dentro. Si scatenano. Si divertono. Ma tu no. No. Fatti contagiare dalla febbre. Senti il calore della musica disco. Ti chiama. Tu non ascoltare. Gli uomini non ballano. Lavorano. Bevono.
hanno la schiena a pezzi, ma non ballano. Vabbè, trattieniti, fa qualsiasi cosa, ma non ballare. A che fai? Smettila di ballare, razza di ballerina. Smetti di agitare quelle mani. Non ti senti femminuccia? Viatala. Smettila di dimenare le chiappe. Sì, uomo. Prendi a calci, prendi a cazzotti, mozzica l'orecchio a qualcuno. Fermati, riprenditi. Pensa John Way. Ad Arnold Schwarzenegger. Arnold non balla, riesce a malapena a camminare. Smettila, smettila, smettila di ballare. Allora, com'è andata, bambolina? Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Le donne. È bellissimo quando gli dice John Wayne non balla, Arnold Schwarzenegger non balla, fa fatica persino a camminare. L'ho trovato una... Il ballo è una specie di, come si dice, coming out. Coming out. Coming out, coming il out. Ballo. Sì, da come uno balla si capisce. E Fulvio cioè, Abate lui quando balla, balla come Margot Fonten. Esbaki. Che ah, ecco, la recensione che ieri ci è stata regalata da un quotidiano molto elogiativo, ho provveduto a chiamare l'autrice ringraziandola per cotanta attenzione, diceva non si capisce questa parola cosa voglia dire. Esbaki. Cosa vuole dire secondo Abate? Ma l'abbiamo già detto, non sono stato io a decifrarla, però alcuni nostri telespettatori mi hanno scritto, hanno detto significa, intende la signora dire lesbiche. Sentiamo? Esbaki. Sì, potrebbe. O è albanese, che noi non capiamo, cioè, Tirana, Valona, parlano così, con tutto rispetto. Esbaki, ma... lesbaki, ah, lesbaki. Ma i due che hanno ballato fino a questo punto, cioè Abate e Klein, secondo noi sono stati superati, che è già tutto dire, dall'esibizione che abbiamo ricavato da Teleitalia. Giusto, Teleitalia, vi prego di guardare. Guarda, non ho parole adeguate per sottoporre la vostra attenzione. Amici, buonasera, un ciao a tutti, benvenuti a Spogliala Tu. La ragazza di questa sera è spagnola, viene da Valencia, e si chiama Jessica. Eccola là. Adesso vorrei la regia mandasse un po' di musica perché sa ballare molto bene Jessica e noi vogliamo subito, immediatamente vedere che cosa ci farà vedere questa sera. Coraggio, musica. No control, you want something breaking, white and white, as you're walking down the street, on my soul, you take my sound, you take my sound, control, you got me living on this border. Non mi scandalizzo affatto, io vivo a Taormina. Lei vive a Taormina, very 80s, molto anni 80 questi. Però ballava bene. Sì. C'era anche un bel trono africano. 10! No, lei come ha capito che il trono era africano? Allora, quello è il famoso trono africano. Di chi? Di Vimini, che... Andava compare di moda. Anche. Andava di moda. La moda negli anni 60 ce l'avevano le pantere nere. Sì, insomma. Le pantere nere, stavano in America le pantere nere. E avevano il trono africano. Era il movimento di Angela Davis. Avevano il giubbotto. Angela Davis non credo fosse pantera nera, era l'assistente di Marcuse ed era comunista. Mentre le pantere nere avevano... Voglio il controllo subito, voglio sapere se Angela Davis era l'assistente di Marcuse, filosofo. Autore del libro... Eros e civiltà e tanti oppure altri. L'uomo... Uomo a una dimensione. Bravo, come lei. Lei è un uomo a una dimensione. Storia cassa. E coscienza di classe. Taccia, insomma. Se taccia, grazie. Uomo a una dimensione. Erminia! Erminia. Ha detto, senza sprezzo del pericolo, ha detto, vengo fermata per strada... Vengo fermata per strada e mi dico, ma tu sei quella poveraccia vessata,
Ma lei può andare a lavorare in un altro programma televisivo quando vuole, io non trattengo nessuno. Lei, se... però, lei vessa. Io vesso. Lei vessa. Mi dà pedate da dietro. E adesso devo vessare perché, allora, abbiamo scoperto, siccome siamo persone precise, che Angela Davis, in effetti, innanzitutto ha partecipato al Black Panther Party, al partito delle Pantere Nere. Eccolo qua, partecipo, ottimo. Però, nello stesso profilo di Wikipedia, si scopre che ha studiato effettivamente in Germania, ma non come assistente, che era, sarebbe stato un po' troppo, di Marcuse, come studentessa ai corsi di Marcuse, approfondendo quale studioso... Ma questo non lo ricordo. Però si diceva comunista, mentre le Pantere Nere non erano comuniste. Adorno, studiava Adorno, Vittorio Adorno, il famoso ciclista. Il collega di Bitossi. A parte che era Adorni, Gimondi, con la I, Gimondo, Adorni, Adorno, Gimondo. Gimondo, Adorno, Tacono. E chi era la maglia nera di quei giri d'Italia? Chi era? Che era sempre ultimo, era la famosa maglia... Taccone c'era. Bravo, Taccone. Chi? Non lo chiede sapere. Chiede sapere Pedro Leone? Ma non era Pedro Leone, era Taccone, poi veniva, arrivava sempre utile, c'era il processo alla tappa con Sergio Zavoli, tutte le volte. Chi è la maglia nera? Taccone, era una specie di gag. A proposito di gag, torna Amici Miei, il prequel, cioè non la storia, un capitolo successivo di Amici Miei, ma quello che sarebbe successo prima. Dalle anticipazioni che circolano si è scatenata la bagarre tra i fan di Amici Miei, perché dicono che caspita, non è vero, fa schifo, cosa... ancora nessuno film l'ha visto, però l'hanno già stroncato, se non altro come operazione commerciale voluto dal presidente del Napoli, nonché noto produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Amici Miei, torniamo indietro nel tempo all'origine della supercazzola, e qui si vedono Paolo Hendel, Massimo Ghini, Giorgio Panariello, Cristian De Sica e Michele Placido. Placido ormai non si perde un film qualunque. Giovanni Veronesi, il regista? No, credo che la regia sia di Neri Parenti, credo. Ma è Neri Parenti? Neri Parenti. Comunque viene qui domani, Michele. Lo abbiamo qui domani. 10! Era una battuta, è venuta male. Nel senso che sta dovunque. Come dicono a Palermo, è come tredicino in mezzo all'insalata. Bene, ma per rinfrescare la nostra memoria, vogliamo vedere, a proposito di supercazzola, di che cosa si sta parlando, come direbbe Bersani, ma a proposito della serie storica di Amici Miei, quella con Tognazzi, per capirci? Lei ha claxonato. Tu ha claxonato? Io no. Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no? Prova. Fa un po' vedere. Davvero? Vista? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Tarapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Petrolina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro. Un centrometta. No, aspetti. Mi porga l'indice. Eh? Lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Basta, così, mi seguono al commissariato, prego. No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col tarabbia tapioca. No, non si può mia parcheggiare in il camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie. Una pulitina. Bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao. Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio. Sì, ma la sfiricuda della sbrindolona, come se fosse Antani, come facevo?
Prego? Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du. In che senso? Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? No, no, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no? Che non si ripeta più, vada pure. Senz'altro. Oh, a proposito del trono qualità, nel tempo Tognazzi è invecchiato nei film di Amici miei, anche i nostri contributi denotano una certa stanchezza, ma a proposito del trono africano che in maniera così scriteriata Abate ha buttato lì per far vedere che c'è una cultura, io vi ho detto la locandina del film Manuel, che adesso vi faccio vedere, no, inquadrate però, se inquadrate, ecco, coperta le vergogne da Cosimo Calamini, le querce non fanno limoni, eccolo qua, Emmanuel, Silvia Christel. Non è un trono africano. Sì, però la sedia dei Vimini, che tutti noi immediatamente, la sedia dei Vimini ha evocato questa immagine, ci ha fatto tornare a memoria quando eravamo molto giovani e Panatta giocava a tennis, quindi pensare... L'invito cordialmente ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Però mi meraviglio di lei che sì, ha paura di far vedere, non so, un seno di una donna, per cui... Pavido, pavido, pavido! Andiamo avanti? Ha riscosso grande successo il contributo che abbiamo fatto vedere a proposito di quel dibattito che si era svolto in una TV pugliese tra un giornalista e un candidato. Ne abbiamo trovato un altro di dibattito, anzi non è un dibattito, è proprio una telerissa, diciamo, in stretto dialetto pugliese, quindi mi dispiace. L'abbiamo fatto in tempo a sottotitolarlo, perché non abbiamo però è una TV tarantina dove a un certo punto vagamente si accapigliano, come succede qui con noi ogni tanto. Ci accapigliamo tirando i capelli di Abate, quelli che sono rimasti. Prego. Quando venne Enrico Letta a Taranto, poi lo fece quasi commuovere, nel senso che gli disse: io sono venuto a chiederti una mano, tu me ne date due, mi hai dato molto di più, fammi finire. Ma non è stato merito di Letta, lo sai benissimo. Se fanno è venuta da Letta a dire sta cosa, se tu non te l'hanno raccontato, non mi interessa. Di no. Attraverso chieda il sotto. Ma che te sei bastavi tu o no? Sì, che sottosegretario delegato a gestire i dissesti in Italia, chieda all'onorevole Bonato di ricordare. Ma che Bonato è Bonato? Ma non dice lo scudicato, ma per favore, Bonato non sapeva neanche cosa stava facendo. Se la verità è rivoluzionaria, è mondo. Sei rivoluzionario. Non dire cazzo, ecco qua, si continua ancora con le parolacce. Però non puoi vendere balle. Dicendo una chiacchiera, perché tu lo sai benissimo come sono andate le cose. Basta, chiuso. Fermiamoci, dai. E Lindo. Lasciamo perdere, veramente. Eh sì, lasciamo perdere. Non farete lasciamo mai perdere. Un'alleanza al Comune di Taranto se continuate ma così. Che alleanza? Ma che alleanza? Ma di che cosa stiamo con parlando qua? Di centro. Ma di cosa stiamo parlando? Ma quale parlando? Alleanza con questi estremisti di centro? Perché loro sono i primi, oltre per a un estremista cittimo Pelil. Ma per perché un estremista di centro va vendendo balle. Tu le stai dicendo. Perché non sai cosa dire. Il tempo è terminato, grazie. Per avere qualche voto non sono io. Sì. Qualche voto in più politiche ti servirà a te, perché no, il Partito Democratico dei voti mi picchi assai. Sì, a te sì. Grazie, Abate. A te da sempre Abate, voto, Abate è andato a Piazza Lucania. Di che cosa stiamo discutendo? Non si sa, ma avete sentito, anche lì c'era un Abate che vagava per lo studio, noi invece l'abbiamo messo seduto su un trespolo, ma lei ha riconosciuto Abate molto, con grande perspicacia, il primo ospite che si vedeva a destra del teleschermo era Cito. Giancarlo Cito. Giancarlo Cito ha detto una cosa, era un personaggio pittoresco, è stato sindaco di Taranto, però un commentatore tarantino non sospetto, Sandro Viola, sì, a un certo punto scrisse sulla Repubblica, Cito, il meglio che potesse accadere a Taranto. Quindi poi Cito era una specie di Berlusconi. Ma questo chi l'ha scritto? Vabbè, devo continuare. Non ho capito chi l'ha scritto. Chi l'ha scritto? Sandro Viola ha detto. Ah, non me l'ho sfuggito. Sandro Viola di Repubblica. Dove? Si è sbagliato. Dove l'ha scritto? Lo ricorda Cito che... Sulla Stampa.
No, su Repubblica. No, sulla Stampa. Quando? Vabbè. Ciao. Vabbè. Allora, vogliamo far vedere un... Visto che Abate vuol far capire ai telespettatori, io mi ricordo che Giancarlo Cito, voi... No. Noi no, invece noi, tranne lei, no, ce lo io. Ricordiamo talmente bene che abbiamo trovato un contributo ad hoc di Giancarlo Cito. Vediamo. Era una trappola. Se c'è la telefonata, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Pronto? L'ascolto, può parlare. Volevo sapere, ma lei che cazzo? Tu senz'altro c'hai le corna. Non politicamente parlando, fisicamente parlando. Io volevo far sentire ai cittadini che cosa voleva dire questo animale. Questa, mi auguro che non sia Taranto. Altrimenti veramente bisogna vendere tutto, quel poco che uno ha lavorato una vita, ed andarsene proprio all'estero. Questi sono i parassiti della società. Che vivono, continuate a fare queste telefonate che mi farete prendere più voti, perché se soltanto Taranto, da una mano e dall'altra, soltanto Taranto mi dà gli stessi voti che mi ha dato nel 64, nel 96 che mi ha dato oltre 63.000 voti e me l'ha dato sia 52% da sindaco nel 93 e nel 96 da deputato, beh, mi dà nuovamente questi voti soltanto Taranto città, da Taranto e provincia andiamo a prendere 80-90.000 voti. Io sono... Come? Ah, è di Lizzano questo cornuto? Ho capito. Infatti c'aveva le corna senz'altro nella sua famiglia. Grande cornuto. E se non basta, doppiamente cornuto. Se lei ha quelle cose sotto, venga qui, che oltre a chiamarla cornuto, la prendo anche a calci nel culo, perché io sono capace a lei, grande cornuto, di prenderla a calci. Chiedo scusa a tutti i cittadini che mi stanno ascoltando, perché questo grande cornuto non si può permettere il lusso di usare parole volgari, perché possono starci anche i bambini, chiaro? E io chiedo scusa anche ai bambini, hai capito? Tu e cane, tante chi ti ammazzate da farti le cure dopo tutta la vita. Tante che la madre ammazzate, elettoralmente e fisicamente. Pronto? Pronto. Questi due contributi piacevano molto, a Schininè e a Santoro, credo. Carmelo Schininè e Gianluca Santoro. Chi è che ha chiamato Cito? Non si è capito chi ha chiamato Cito. Però aveva una caratteristica. Sì. Che non si può dire. Quale? No, giuro, non la sto capendo. Ma non ci lasciare in sospeso. Lei oggi che c'ha, scusi? Perché no, ma non capisco. Non qual è il riferimento? No, dico, il tormentone, qual era il tormentone di Cito verso questo... Cornuto? Ma si può dire in televisione? Cornuto sì. Ah. Morirete invece per le questo. Tette non si possono far vedere. No, le tette non si cioè, possono cornuto vedere. Si può dire, le tette non si possono vedere. Cornuto è... Lei è un pauroso. Sì, voleva chiamarlo. Perché mi piace molto. Così come arzigogolato. Ivan il Terribile, dice la stampa di Torino, Ivan. Pagina 17, Ivan il Terribile, un pezzo di pane. 3 anni all'ultra serbo che incendiò Marassi, in cella studia l'italiano e guarda il Grande Fratello. Quindi può solo peggiorare, perché se già sta in carcere guarda il Grande Fratello, non esce più. Qua c'è la foto di quando saltò sulla cancellata durante la partita Italia-Serbia lo scorso 12 ottobre. Eccolo qua, facciamolo vedere bene a favore di... No, aspetta, la meglio da Christer però. Ivan Bogdanova guidò la contestazione contro la Serbia, il suo portiere colpevole secondo i tifosi della Stella Rossa di aver lasciato il club per il Partizan. E poi qui a fianco c'è, durante l'arresto, molto tatuato, si vede qui, e poi in tribunale. Perché fa vedere Ivan... tatuato con i tatuaggi sui... No, con le tette, non fa vedere invece la pista. Ah, no, a proposito, mia madre mi ha detto stamattina... La terza, cioè. No, è importante questa. Mi ha detto, ma ti sei depilato. A chi l'ha detto? A me l'ha detto, per telefono, perché mi ha visto che avevo questo bottone sbottonato, avevo la sensazione che mi fossi depilato. Ora ne approfitto per dire, non mi sono depilato, sono contrario alla depilazione maschile. Mi scusi, era un piccolo inciso. No!
questo. No, devo... qui ride, no, però... No. Perché avrei dovuto depilarmi? Fai vedere un secondo che non sei depilato. No, ma ti assicuro, non un altro bottone. No, 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 dai ragazzi, poi... questa roba qua è proprio su. Ma ho capito. Ma... Vuole che disturbi fisici ha, Abate? Al momento no, oggi sto una meraviglia. Bene. Dice, figurati. Pensa quando stava male. Abate, poco? Fermi. Panatta, come sta secondo lei Abate? Merda. Dalla notizia di Ivan il Terribile, perché abbiamo fatto vedere Ivan il Terribile un pezzo di pane? Perché c'è un frammento di un film di Paolo Villaggio dove si parla proprio di Ivan il Terribile con grande preveggenza in anticipo sui tempi. Guardate. Aiuto! 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 Signora Contessa! Aiuto! Signora Contessa, aiuto! Che fai? Attento! Aveva un volto umano, eh? Faceva le fusa, vero? Riconosco di aver sbagliato. Buono, Fido! Provi Fuffi. Buono, Fuffi! Provi Bobby. Buono, Bobby! Friedman! Ma Friedman non è un nome di cane! È vero. Ma come diavolo si chiamerà? Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile I, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla Piazza Rossa. Il facocero. Ma di chi è la voce del facocero? Secondo di me? Chi è? La voce del facocero, perché è un'imitazione del facocero. No, non è Facocero. Bravo Santoro, stavolta è stato molto bravo. Ma lo facciamo il disco alla fine della trasmissione? Il disco lo facciamo? Lo faremo il disco? Sì. Il disco. Guardate che vi faccio rivedere Cacciaron Macaron. No. Eh? No. No, quello no. Quello no. Preferisco Manzo Criminale. No, Manzo, no, Manzo Criminale no. Vogliono spegnere le fiaccole che danno luce al futuro, dice dalle colonne dell'unità Giuliano San Giorgi, voce e leader del gruppo dei Negramaro, parlando a proposito della scuola pubblica, a proposito le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla scuola pubblica, dice inculcare, siamo l'involuzione di questo paese, la scuola pubblica è il luogo più vicino alla famiglia dove si impara anche la libertà. Come testimoniato una volta da un film con Silvio Orlando, in cui Silvio Orlando, mi pare che il film fosse di Daniele Lucchetti, chiede a un alunno, dice, sai chi è il Re Sole? Quello risponde, quello che ha inventato le pastiglie. Lei è un cretino. Sì. Lei dice delle cose cretine. Ma vediamo Giuliano San Giorgi nel contributo che abbiamo preparato ad hoc. Mi ho fatto un pezzo che si chiama Lupollo cusuto un c***o. Ah, ecco, la ringrazio di avermi corretto nella mia volgarità, invece lei... Cioè, se devi essere volgare, devi essere volgare. Volgare fino in fondo. Come fa? Niente, voglio fare un po' il backstage della canzone. Prego. La canzone l'ho attribuita ai Negramaro, in realtà è mia. Mi è venuta in mente quando ho visto mia zia preparare Lupollo cusuto un c***o. È un pollo, diciamo, che viene sventrato dalla parte retrostante, che è appunto l'ucù. Viene privato delle interiora, che vengono cucinate a parte e poi reinserite sempre dallo stesso interstizio all'interno del pollo. Che ora stiamo andando fino in lì, io diciamo, vabbè, si può accettare. Quando ho visto che mia zia ci ha messo il peperoncino puro, ho detto, è disumano. Qua certo, siamo no. Bisogna dedicare una canzone allo pollo. Prego. Ma si sente la chitarra? Si sente la chitarra? Credo di sì. La deve sentire il cantante poi. E quindi, essendo questo prodotto salentino, ho pensato di attribuirla al salentino per eccellenza, che è Giuliano dei Negramaro. Dei Negramaro, prego. Sapessi trovare le parole, potessi spezzarti una mano, mentre mi apri, mi avvolgi, mi ardi, mi ardi, mi accinco, mi chiamo. Potessi spiccare in un volo, farebbe un rapace, strazia, mi strizza, mi strozza, mi strampa, mi s***o, lo so che ti piace, ma dimmi che senso può avere trovare un sottile e crudele piacere, non senti il mio corpo vibrante e leva sta c***o di mano.
sono piccante, nupe per un cino da Zulu, ci pizzica in bocca lo mulu. Tu pensa che invece lo pollo, se lo piglia, in cialu c***o. Nupe per un cino e va avanti così. Poi... Metti di buon umore. Che ci vorrebbe Vendola adesso. Ci vorrebbe? Vendola. Ci vorrebbe Vendola? Non c'è in questo qualcosa di blasfemo, di osceno. Santoro stamattina sta ancora sul raccordo anulare. Lui, cioè, qui c'è il suo avatar. C'è il suo avatar. Non trova l'uscita Flaminia. Non trova l'uscita Flaminia. Non trova l'uscita Flaminia. Ah, Flaminia, la nostra assistente di studio, capito? Non avevo capito il nesso, grazie. Bene, vogliamo... Che dobbiamo fare? Ah, cassa. Se no Flaminia ci cazzia. Ma oggi una puntata situazionista, avrebbe detto The Board. The Board? Che era sì. The Board? Spieghiamo una cosa però, quando tutti dicono il situazionismo, non è che il situazionista è quello che vabbè, va a vedere... Mentre Abate sta spiegando il situazionismo, non sappiamo a chi, a casa possiamo... E questo possiamo è il situazionismo. Bravo. Citazione, riferimento colto alla citazione. Noi mandiamo messaggi subliminali perché non vogliamo far vedere che abbiamo studiato, quindi sarebbe come buttare le perle... Ma possiamo far partire i titoli di coda, perché sennò c'è stiamo qui... È finito il programma. Che peccato. La puntata di oggi è finita. Oggi potevamo andare avanti. Sì. Perché non mandate i titoli? Cioè, si è bloccata la macchina? Ma come ultimo contributo, mentre i titoli... Se scorre. Signori, se scorre. Con i titoli se scorre. Non so perché, ma gli autori del programma, a nostra insaputa, hanno preparato un contributo che riguarda un arbitro. Non so perché. Tra l'altro bisogna recuperare la storia dell'arbitro che ha espulso tutti i giocatori, sia di una squadra che di un'altra. C'è un video... Tutti li ha espulsi. Poi facciamo anche rivedere, lo dico, perché il programma lo facciamo in corsa. Oggi non facciamo niente, ma domani vi faremo vedere l'arbitro che ha fischiato quante volte? 7 volte la ripetizione dello stesso rigore. Morirete per questo. Grazie, però nel frattempo vediamo l'arbitro, non so perché, segnalato dagli autori. Dicasi. Pedate da dietro, anche un po' appesantito. Grande l'arbitro. Fisico però. Questo è un sì, però gli ha seminati tutti. Forse a un certo punto andava rimontato anche un po' accelerato. Ma tutto vi devo spiegare. Work in progress si chiama. Work in progress. Bene, grazie a Adriano Panatta, grazie a Fulvio Abate, grazie a quanti lavorano a questo programma e a quanti ci seguono. Buona giornata a tutti, arrivederci.